prefettura. Il governatore della regione ha annunciato che nei prossimi giorni verrà deliberato lo stato di calamità per i comuni colpiti dalla bomba d'acqua di domenica scorsa. Già ieri sera il sindaco di Sciacca, Fabrizio Di Paola, ha avuto modo di parlare al telefono con il presidente Crocetta per metterlo al corrente della situazione nel nostro territorio, in attesa che gli uffici comunali completino la relazione sui danni che si sono registrati. A Crocetta il sindaco ha anche posto la questione dei 250.000 euro ancora bloccati dopo 4 anni e che avrebbero dovuto essere impiegati per mettere in sicurezza il torrente in località Foggia, ricevendo rassicurazioni su uno sblocco della vicenda. Sindaco, come si sta procedendo in queste ore? Si seguirà la medesima trafila che era già stata applicata in precedenza. Sostanzialmente noi stiamo da un lato predisponendo una relazione che fa la conta dei danni e che fa emergere tutto ciò che è accaduto a seguito della precipitazione di ieri l'altro. Nel contempo stiamo adottando i provvedimenti di sommorgenza che sono indispensabili per mettere in sicurezza il territorio, per effettuare tutti gli altri interventi che riguardano la viabilità, che riguardano anche il ripristino di condizioni di sicurezza, soprattutto nella viabilità rurale, che riguardano la pulizia, la sfangatura delle strade a seguito dell'alluvione. È chiaro che si procederà con una richiesta di integrazione dello stato di emergenza, dello stato di calamità che già era stato dichiarato in precedenza, e questo farà scattare le risorse finanziarie che servono intanto a copertura dei costi che stiamo effettuando, degli interventi che stiamo effettuando in questo momento. Senta, per la viabilità urbana quanto tempo sarà necessario per poter tornare alla normalità? Guardi, per quanto riguarda le strade che sono state invase dal fango, io credo che in 24-48 ore la situazione tornerà alla normalità, perché già ci sono le ditte che stanno lavorando. Relativamente alla viabilità cittadina, esclusa la via Cappuccini, che è quella in cui si è avuta lo smottamento maggiore, le altre si sta procedendo alla risistemazione, all'asfalto nei punti in cui sostanzialmente è venuto meno, e all'ulteriore messa in sicurezza. Io penso che oggi, l'ho dichiarato anche questa mattina a Rai 1, e così vorrei smentire anche qualche speculazione, non sono relativi a piccole manutenzioni che comunque il Comune di Sciacca ha fatto e che riguardano gli alvei, dove è possibile intervenire, perché ricordo che lì la competenza è della Regione e quindi del Genio Civile. Non è questo il punto è che da un lato noi abbiamo avuto delle precipitazioni eccezionali, 150 mm di pioggia in meno di 24 ore, sono qualcosa che non si era mai verificato se non il 25 di novembre ultimo scorso. In secondo luogo occorre che ci siano interventi di reggimentazione degli alvei, che chiaramente non possono essere effettuati dai comuni che non ne hanno neppure le competenze. Quindi io vorrei pregare le forze politiche che oggi intervengono a vario titolo, cortesemente evitiamo le speculazioni che non fanno bene a nessuno, non fanno bene alla città, non fanno bene ai nostri concittadini.